Buonasera a tutti voi. Riflettendo sull'attuale situazione sociale negli ultimi anni, ho citato a più riprese il saggio di Luigi Zoia, libro il cui titolo mi pare molto eloquente nell'interpretare questa nostra stagione, La morte del prossimo. Ebbene, nella morte del prossimo sta la morte della fraternità, perché il fratello, la sorella, è il più prossimo nel nostro vivere quotidiano. Si parla spesso di crisi della paternità e anche della maternità, ma io ritengo che vi sia una crisi della fraternità, penso in particolare ai rapporti annuali del Censis del 17 e del 2018, è cresciuto il rancore, si è attestata la cattiveria e attraverso la negazione di molti legami sociali si nega la fraternità. Va detto che una grande responsabilità di tale situazione va addebitata ai governanti, i quali, invece di compaginare il tessuto sociale e di fare opera di pacificazione, moltiplicano le paure, manipolano la realtà e così facendo autorizzano il peggio da parte della gente. Un importante documento di Papa Francesco del 6 gennaio scorso si legge: la forza della fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo, non ne può avere altre il cristianesimo se vuole avere un futuro, e la fraternità riguarda tutta l'umanità, non solo gli uomini credenti o gli uomini cristiani o religiosi, riguarda tutta l'umanità. Fraternità come incessante ricostruzione di ponti, di confronti, di riconciliazioni culturali e etniche, in un momento in cui si costruiscono sempre più muri e barriere o si vanno ad osannarli.